Se un giorno la teologia non crede più alla realtà della risurrezione, ma la risurrezione diventa soltanto un'idea degli apostoli che devono continuare questo lavoro, non confessa più la realtà della divinità di Gesù e finalmente non predica più un Dio che ha un reale potere di inserirsi nella nostra vita, se abbiamo una teologia così anche la Chiesa non può più vivere. È soltanto un programma nostro senza un vero valore. Josef Ratzinger, cardinale, al centro dell'interesse mondiale per i suoi interventi su alcuni aspetti importanti della fede. Teologo di fama internazionale, ha un posto di primo piano nel Concilio Vaticano II. Nominato nel marzo 77 arcivescovo di Monaco di Baviera, dopo pochi mesi riceve da Paolo VI la porpora cardinalizia. Giovanni Paolo II, nel novembre 1981, lo pone a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, ex Sant'Uffizio, che ha il preciso compito di promuovere l'approfondimento della fede e di vigilare sulla sua integrità. Il cardinale Josef Ratzinger, superando il tradizionale riservo del suo ufficio, in un'intervista allo scrittore Vittorio Messori, poi sviluppata in un libro da pochi giorni pubblicato dal titolo Rapporto sulla fede, ha ritenuto suo dovere esprimere con chiarezza la sua visione dei problemi della Chiesa. Nel settembre dello scorso anno ha suscitato l'attenzione e le reazioni di tutta la stampa internazionale con il documento sulla teologia della liberazione e convocando a Roma il teologo Leonardo Boff. Incontriamo il cardinale Ratzinger nella parrocchia di Santa Maria Consolatrice, quasi alla periferia di Roma, parrocchia che frequenta regolarmente e che gli è particolarmente cara, essendone il titolare. Le sue divergenze con Padre Boff hanno creato un enorme scalpore in tutto il mondo. La maggioranza del pubblico forse non sa bene cosa sia la teologia della liberazione e perché lei in essa veda tanti pericoli. I scalpori con Boff non erano talmente basati sulla teologia della liberazione, ma piuttosto su problemi della interpretazione della scrittura e dell'ecclesiologia. Lui ha studiato in Germania e ha preso questa teologia tedesca, l'ha creduto forse un po' troppo, e così abbiamo detto qui non c'è più una buona esplicazione della teologia cattolica. E abbiamo pensato di fare bene, di aiutarlo, se diamo un certo tempo di riflessione, quasi un anno sabbatico, ma devo aggiungere che può in questo anno anche continuare il suo insegnamento nello studio francescano di Petropolis e naturalmente continuare il suo lavoro di predicatore. Ma adesso alla teologia della liberazione. Si tratta del problema della relazione tra politica, problemi sociali e fede. Naturalmente c'è una relazione fondamentale, la fede è impegno sociale, impegno per i poveri. Il problema è questo: come si deve comprendere e spiegare questa relazione. Sono forme di teologia di liberazione che sono valide, buone, incoraggiate da noi, ma ci si trovano anche altre nelle quali la Chiesa diventa un partito, diventa
integrista perché identificato con uno Stato da costruire, e questo integrismo nel quale si identificano Chiesa, partito e alla fine Stato, pensiamo, non è nel senso del Signore, non è nel senso degli uomini e della libertà cristiana. Quindi dobbiamo difendere contro un falso integrismo politico-sociale nel quale la Chiesa perde il suo significato religioso e diventa politicizzante in un senso totalitario. Questo abbiamo impedito, o vogliamo impedire, per trovare una migliore strada di impegno sociale della Chiesa. Il Papa nel mese scorso, parlando ai vescovi del Belgio, ha detto che il Concilio è stato da alcuni male studiato, male interpretato e mal applicato. In che cosa concretamente? Devo forse premettere che il Santo Padre nel suo viaggio ha dato una ampia conferma del messaggio conciliare, tutta la sua predicazione era basata sul Concilio, e in questo contesto di un'esplicazione positiva e attuale del Concilio ha inserito anche questa osservazione. E penso che si deve innanzitutto pensare a un certo sviluppo della teologia, non generale, ma in alcuni teologi molto conosciuti. E se un giorno la teologia non crede più alla realtà della risurrezione, ma la risurrezione diventa soltanto un'idea degli apostoli che devono continuare questo lavoro, non confessa più la realtà della divinità di Gesù, e finalmente non predica più un Dio che ha un reale potere di inserirsi nella nostra vita. Se abbiamo una teologia così, anche la Chiesa non può più vivere, è soltanto un programma nostro senza un vero valore. E penso che ha pensato soprattutto a questo tipo di un certo sviluppo teologico, che ha avuto naturalmente anche i suoi effetti nella vita religiosa, nella formazione dei seminaristi, in tanti altri settori della vita della Chiesa, e qui si deve chiarire che questo non è l'idea del Concilio. Come vede i nuovi fermenti, i nuovi movimenti sorti dopo il Concilio? Io penso che sono una grande grazia del Signore per la Chiesa. Questi movimenti sono realmente emersi dalla vitalità profonda della Chiesa, non erano, diciamo, preconcetti sulla scrivania, e così, diciamo, forse alcuni uffici che volevano totalmente pianificare la Chiesa non sono così contenti con questi movimenti, ma per me è realmente un segno dello Spirito Santo che senza idee da parte della burocrazia, semplicemente dalla base, per così dire, viene nuova vita, viene una nuova vitalità della Chiesa. È vero che anche in questi movimenti ci sono naturalmente dei problemi, siamo finalmente tutti uomini e i movimenti devono inserirsi nell'unità della Chiesa, nella sua struttura con i vescovi, la Chiesa locale, eccetera. E qui dobbiamo essere in dialogo, imparare con buona volontà dalle diverse parti, ma generalmente rimane la mia impressione che qui abbiamo realmente un nuovo risveglio, un po' di questa nuova Pentecoste che era sperata da parte di Papa Giovanni. Cosa pensa della donna nella Chiesa? Cominciamo con un elemento teologico. Nella tradizione della Chiesa, la Chiesa stessa, come ci dice la parola, era sempre considerata come donna, perché comincia con una donna, con Maria, e le prime parole della Chiesa sono le parole di Maria. E sempre nella Chiesa era finalmente così, anche dopo la risurrezione abbiamo di nuovo l'inizio della Chiesa con le donne, loro sono le prime che vedono il Signore risorto e sono mandate di andare agli Apostoli, di annunciare il Signore è risorto. E nella storia della Chiesa vediamo che la Chiesa, Vangelo, è solo arrivato se è anche arrivato nel cuore della donna. Per esempio nella missione della Germania, arrivata dall'Inghilterra e dall'Irlanda, questi grandi missionari erano tutti accompagnati dalle sue sorelle e sapevano che solo con le sorelle sue
potevano fondare, impiantare la Chiesa, e solo se ci sono delle madri che credono, che insegnano, solo se sono anche delle donne che, diciamo, professionalmente, con tutta la loro vita, si impegnano per la Chiesa, c'è reale presenza vita della Chiesa. Abbiamo le grandi figure profetiche, come in Germania Santa Hildegarde, in Italia Santa Caterina da Siena, in Spagna Santa Teresa. E così penso, se vediamo la storia della Chiesa, la donna aveva sempre il suo ruolo proprio nella Chiesa, non era una imitazione del ruolo dell'uomo, ma aveva una importanza fondamentale e propria, e avrà sempre. Il Papa ha sorpreso l'opinione pubblica convocando per il prossimo novembre un sinodo straordinario di vescovi da tutto il mondo sul Concilio. Che sta succedendo? Un nuovo rilancio o una restaurazione? Io sono sicuro che il Papa cerca un nuovo slancio per la Chiesa, e mi viene qui in mente una bella parola di Sant'Agostino, che dice: la Chiesa è tanto più giovane quanto più vicina al Signore, perché il Signore è fonte della vita e siamo giovani se siamo vicini alla fonte della vita. E penso che questo è il pensiero anche del Papa: dobbiamo ritornare alla fonte della vita, al Concilio, per andare avanti con i testi del Concilio, scoprendo le vere ricchezze e così anche dando una nuova vitalità alla Chiesa. Quindi penso c'è ancora tanta da scoprire nel Concilio, e una meditazione comune dei vescovi può aiutarci a vedere dove stiamo per andare avanti con ancora maggiore coraggio. Se le chiedessi di fare un po' da profeta, che futuro vede per la Chiesa in relazione alla sua missione verso la società? Naturalmente non sono profeta, è sempre difficile di fare un po' una previsione dei tempi futuri, ma io vedo, da una parte, naturalmente c'è una situazione non facile della Chiesa in un mondo dove il materialismo ha la sua importanza e rende difficile la fede. D'altra parte si vede come proprio in questo mondo c'è un risveglio, una nuova forza della fede. Una donna russa fra poco ha detto: noi in Russia abbiamo toccato con le nostre mani il Signore risorto. E un po' lo stesso vediamo anche qui nell'Occidente, dove in questo vuoto spirituale che abbiamo c'è un nuovo desiderio di una vera riscoperta di Dio, un nuovo desiderio della religione, anche della comunità, della fraternità dei cristiani. E così penso che forse la Chiesa non sarà semplicemente una Chiesa dove tutti, come pensiamo era nel Medioevo, sono nella stessa maniera presenti, ma era mai così, ma era una Chiesa viva e una Chiesa desiderata, voluta da molti, perché abbiamo bisogno proprio in questi tempi della forza spirituale, della presenza di Dio tra di noi. Per la vita cristiana valgono sempre le parole del Vangelo di Pasqua: Gesù è risorto presto, andate a dire, vi precede. Il cristianesimo è missione. Non abbiamo la fede per noi, l'abbiamo anche per gli altri. Dobbiamo guidare gli altri al maestro comune affinché tutti diventino i suoi discepoli. E questa missione non è un privilegio della gerarchia, è, benché in forme diverse, un dovere di tutti. Il vero credente è sempre un apostolo. In questo senso il Signore dice a noi tutti: insegnate a osservare ciò che vi ho comandato. Che cosa ha comandato? Questo è il mio comandamento, dice nell'ora del concedo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, sino alla fine, cioè sino alla morte, sino alla preghiera per i suoi avversari che lo avevano tradito alla crocifissione. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno.
Il cristianesimo si può insegnare finalmente solo tramite la vita. Al termine della messa, il cardinale Ratzinger, salutato da alcuni giovani della parrocchia, risponde alla domanda rivolta da uno di loro. Eminenza, una domanda. Come si concilia ciò che ha detto nell'omelia, l'amore e l'annuncio ai fratelli, con l'inquisizione nella storia della Chiesa? Ecco, io direi, l'amore è sempre legato col verità, e se uno separa l'amore e la verità non è più amore, ma una caricatura dell'amore, è sempre... Forse questo, se abbiamo un drogato, l'amore non è confermarlo nella droga, aiutarlo di avere la droga, il vero amore è liberarlo anche se si oppone. E così io direi il vero amore è aiutare uno di trovare la vera strada, e così anche il lavoro, diciamo, non della Inquisizione ma di una congregazione impegnata per la dottrina della fede è quello di aiutare di rimanere nella strada del Vangelo, e così è un servizio di amore. Naturalmente non vorrei difendere tutto ciò che è accaduto nella storia, ma pure il fatto che in tutta questa umanità della nostra storia è la Chiesa sempre rimasta viva, nonostante le debolezze degli uomini, è anche un segno che è la vera Chiesa. Ma il punto centrale è questo, che verità e amore sono collegate, e un amore che lascia l'altro solo all'arbitrarietà e caricatura dell'amore, io direi. In casa del cardinale, dove è continuata la seconda parte di questa intervista, abbiamo potuto conoscere qualcosa della sua storia e della sua personalità umana. Io sono nato nel 1927 in un piccolo paese in Baviera, e ho vissuto la maggior parte della mia gioventù in una piccola città vicino alla frontiera austriaca, 30 chilometri da Salisburgo, e in questa atmosfera, per così dire, mozartiana, ho ricevuto la mia formazione culturale, umana, cristiana. Le condizioni economiche erano molto modeste. Mio padre fu un piccolo poliziotto, mia madre fu, prima di sposarsi, una cuoca in diversi alberghi, poi era mamma con un grande cuore. Ma essendo le condizioni economiche, come ci ha detto, modeste, abbiamo vissuto in una grande familiarità, in una grande gioia di fede, perché sia il padre sia la mamma erano persone di una fede profonda e sobria e anche intelligente. Come è nata in lei la sua vocazione al seminario? È nata in queste condizioni della famiglia. Forse devo aggiungere che naturalmente, essendo in un'atmosfera di fede, non mancavano anche i problemi, perché era il tempo del nazismo. E se oggi si presenta spesso la Chiesa come una specie di una alleata del nazismo, la mia esperienza era del tutto contraria. Abbiamo visto come i nazisti, prima della messa la domenica, avevano bastonato il parroco, erano imprigionati alcuni, eccetera, e si diceva sempre, dopo la guerra non avremo più bisogno di preti, eccetera. E così era questa opposizione, ma proprio in questa situazione ho capito la bellezza e la verità della fede, perché questa esperienza familiare, con la sua sincerità e la sua bontà, era così più vera evidentemente di queste realtà che abbiamo visto nel movimento nazista, che è maturato proprio in questa opposizione tra due mondi presenti nella mia giovane vita. È maturato l'impegno di vivere col Signore, per Signore. Lei fu chiamato come esperto al Concilio. Come l'ha vissuto? Cosa ha rappresentato per lei?
Era l'esperienza viva della cattolicità della Chiesa. Era anche la prima volta che sono stato a Roma, quindi in molti sensi un'esperienza nuova. Ma io direi proprio questo. Abbiamo naturalmente saputo che la Chiesa è cattolica, ma vedere la presenza di questa Chiesa, i vescovi di tutte le parti del mondo, in tutte le lingue, tutte le esperienze umane di questo tempo, e vedere in tutte le diversità anche la gioia del rinnovamento e la comunione profonda della fede, era un'esperienza più forte che tutte le idee intellettuali. D'altra parte devo dire che per noi era anche una conferma del nostro cammino teologico, perché diciamo questa tensione, se si vuol dire, che esisteva nel concilio tra una certa impostazione teologica e un'altra, era più o meno quella tra un puro neoscolasticismo e questa teologia maturata tra le due guerre e continuata nei primi anni del dopoguerra. E così per me questo movimento teologicamente preso non era una cosa nuova, ma una conferma e una continuazione. E la sua esperienza come vescovo di Monaco? Ecco, naturalmente era un cambio profondo, perché mai avevo pensato di essere vescovo. L'essere con i giovani, l'atmosfera della università era la mia vita. E poi ho vissuto questa buona accoglienza da parte della gente, che erano contenti dopo la morte del grande cardinale Döpfner di avere di nuovo un vescovo, e erano molto contenti di avere dopo quasi 100 anni la prima volta uno nativo dalla loro diocesi. E questo era molto bello, e così anche nei miei viaggi pastorali, nelle parrocchie, con le cresime, con gli incontri, con i preti, con i consigli pastorali, eccetera. Ho sempre vissuto come la gente fondamentalmente amava il suo vescovo e come il lavoro pastorale era bello, e sono grato che sono stato almeno per 5 anni vescovo di questa grande diocesi. Come uomo, come sacerdote, come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che cosa le fa più paura oggi? Oh, io non parlerei immediatamente di paura, perché se forse non sono un ottimista, d'altra parte ho una forte speranza, perché credo che Dio tiene in mano il nostro mondo, e così possiamo essere sicuri che si può sempre essere e vivere da uomo in questo mondo. Ma naturalmente ci sono dei motivi di essere preoccupati per alcune cose. Io direi un primo problema è il materialismo, spesso senza grandi ideologie, che esiste proprio nel mondo occidentale, e così anche un'incapacità di credere, di vedere le cose, le realtà soprannaturali. E con questo materialismo concreto è collegato una maniera di vivere che non solo consuma le riserve della terra, ma anche potrebbe distruggere le riserve spirituali dell'umanità. E così aiutare l'umanità di riscoprire la necessità di queste dimensioni nascoste ma profonde e necessarie della nostra vita, di ritornare al nucleo morale e religioso della nostra vita, mi sembra è una realtà del sopravvivere dell'umanità. E faccio una domanda un po' personale. Lei ha mai avuto dei momenti di crisi? Sì, naturalmente, almeno erano anche dei problemi, io direi 2, 3. Il primo era che la mia prima vocazione, diciamo, più ovvia per me era quella intellettuale del teologo, ma preparandomi al sacerdozio per me era chiaro che un sacerdote non può essere mai puramente teologo intellettuale, ma deve prepararsi al lavoro pastorale e deve accettare che forse tutta la sua vita si svolge in parrocchia e non può essere una vita accademica. Quindi questa decisione di accettare il pieno sacerdozio e non solo la parte intellettuale teologica, di essere aperto per la volontà della Chiesa,
come sia, era un problema da risolvere non facile. Naturalmente mi sentivo anche obbligato di esaminare se realmente il celibato può essere la mia forma di vita. E finalmente c'era anche un problema, diciamo, di fede, in questo senso che sempre sono stato sicuro di Gesù e di Dio, ma la mancanza di un successo visibile della redenzione nel mondo mi ha tormentato e ha durato il suo tempo di accettare tutti questi problemi. Cosa pensa di Giovanni Paolo II? Io direi il Papa della Provvidenza per questa ora. Io ammiro sempre la sua forza di lavoro, che è incredibile, ma io credo che questa forza fisica di lavoro proviene fondamentalmente dalla sua forza spirituale, di questo suo raccoglimento in Dio. E venendo sempre da questa vicinanza con Dio ha anche questa apertura incredibile per tutti i problemi di oggi e d'altra parte la forza e la fermezza di annunciare la fede a questo tempo e in questo tempo, ma per gli uomini di questo tempo, e così penso possiamo e dobbiamo essere molto grati che Dio ci ha dato questo Papa.